Essere Alfa Romeo, voci dell'Alfa raccontano, è il libro con il quale abbiamo voluto raccontare la storia vissuta di un grande marchio. Abbiamo voluto domandarci qual è l'anima di questo grande fenomeno, che cos'è? Che cos'è questo fenomeno italiano che si è reso famoso nel mondo e che ha portato nel mondo l'idea di quanto gli italiani possano essere geniali e realizzare prodotti di altissimo artigianato, di altissimo livello estetico e anche di altissimo livello tecnologico. Abbiamo pensato quindi di inaugurare questo nostro progetto editoriale facendo realizzare all'artista Alfonso Mangone 33 Alfa Romeo su tela, tecnica mista con la quale Alfonso Mangone, pittore nato nel 58 ad Altavilla Silentina e con un grandissimo curriculum, pittore che ha fatto mostre in tutto il mondo, pittore che ha avuto la sua fase olandese nella quale si è cimentato su una pittura psichedelica, su una pittura veramente onirica, di un espressionismo dai colori squillanti, dai colori che ricordano persino il fenomeno dei Brucke. Viaggiare è un tema della vita di Alfonso Mangone, perché il filo conduttore del pittore potremmo definirlo con queste parole: attraverso le città. Mangone quindi ci consente di guardare alle automobili del passato in chiave contemporanea, con l'occhio del presente, con l'occhio della velocità, con l'occhio dell'attualità. E abbiamo quindi scelto questa opera Alfa GTA come opera numero uno della collezione dei 33 capolavori tra arte e bellezze d'Italia, la Giulia come opera numero due e la Duetto Spider a Venezia come opera numero tre. Scrive Vittorio Sgarbi sull'opera di Mangone. Mangone sembra averla vista per primo, in questo caso parla di Venezia, delle vedute mangoniane di Venezia. Sembra averla vista per primo come se nessun altro l'avesse dipinta. Per lui è essenzialmente colori e luce, in un impeto che si trasforma in stile, la pittura nel gesto, che ha un'intima forza strutturale. Mangone è abile, esprime emozioni, non perde tempo. Dipinge emozioni e non illustra. Mangone non è un pittore da illustrazione, ma è un pittore che penetra nel profondo dell'animo dell'uomo.